Tre giorni di Visionaria, il Festival dell'Innovazione della Camera di Commercio Chieti e Pescara in collaborazione con la Regione che si è tenuto al Palabecci del Porto Turistico. Un mosaico di momenti rivolti a tutti, in particolare ai giovani. Sono stati diversi gli appuntamenti che hanno scandito l'evento tra start-up, imprenditoria femminile, intelligenza artificiale e i vincitori decretati dalla giuria come migliori iniziative. Si è partiti da una tavola rotonda su innovazione, sostenibilità e transizione ecologica. Siamo alla metà del guado, ha detto il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever. Con Visionaria si guarda al futuro. La domanda è pertinente. Visionaria nasce come idea all'interno della Camera di Commercio di Chieti Pescara nel periodo del lockdown. Era un periodo in cui sembrava che il mondo avesse davanti, non dico la fine, ma un periodo oscuro. E proprio in quel periodo, al posto di star lì tranquilli e starcene nei nostri salotti privati, ci siamo riuniti in Camera e abbiamo pensato di creare un evento e chiamarlo Visionaria. L'evento perché volevamo dare un contributo, in effetti lo spirito di Visionaria, e mettere in evidenza le opportunità che a volte non si vedono. Speriamo di tirarle fuori. Per esempio, Visionaria ha aperto un confronto con i giovani, con l'intelligenza artificiale, con le start-up, e tutto questo aiuta i giovani abruzzesi del territorio ad emergere con le loro idee. Dopodiché, se queste idee sono veramente valide, lo deciderà il mercato. Per esempio, apriamo non a caso, come l'anno scorso, una prima tavola rotonda che io considero molto molto preparata. Ci sono diversi docenti di università, c'è il presidente del GSE, dove praticamente andiamo a fare delle domande. La domanda che faccio io in prima persona è: diamo il significato reale e pratico di cosa significa transizione ecologica e energetica? E questa è una risposta che io immagino che significa, ma si ha la percezione che non sempre venga recepita. Allora vogliamo arrivare con questa tavola rotonda a spiegare, a capire cosa intendiamo veramente per transizione energetica e a che punto siamo e cosa possiamo fare. Cosa possiamo chiedere al nostro governo, ai nostri governanti, di migliorare di quello che stiamo facendo? Per cui noi non abbiamo nessun'altra ambizione che dare un contributo allo sviluppo del Paese. Presidente, transizione ecologica, ma come diceva lei, a che punto siamo? Siamo a metà del guado. Stiamo facendo qualcosa? Bisogna fare molto di più. A mio avviso bisogna che prenda le redini il governo nazionale. È come in medicina, fare prima la diagnosi e poi la cura. Fare una diagnosi completa del paese, di cosa ha bisogno per fare la transizione. Io per transizione vado al sodo. Considero che un giorno dovremmo abolire la produzione di energia elettrica da fonti fossili. Per fare tutto questo ci vuole un mix di energie rinnovabili che esistano in natura e vengono messe soltanto a rete e sviluppate nella maniera giusta e programmata, che è che un giorno possa, nel giro, se partiamo diciamo subito, nel giro di 30-40 anni noi potremmo arrivare a spegnere tutti gli endotermici che producono praticamente le centrali che producono energia. Visionaria è un evento di grande interesse, ha detto Giuseppe Tripoli, segretario generale Union Camere. Perché mette insieme una serie di soggetti che a livello territoriale costituiscono l'ambiente, il contesto nel quale l'innovazione si può sviluppare. Noi pensiamo che le Camere di Commercio, la rete delle Camere di Commercio possa essere l'infrastruttura di base su cui queste realtà si possono mettere insieme.
gli hub dell'innovazione. Ogni camera può diventare un hub dell'innovazione e da questo punto di vista Chieti Pescara è un passo avanti. Il tema è molto importante. Si dovrà per forza raggiungere, perché se non si raggiunge la neutralità climatica non sarà a rischio semplicemente una produzione o un'area del mondo o del paese, sarà la sopravvivenza stessa della vita nelle forme in cui noi l'abbiamo conosciuta in questi anni ad essere messa a rischio. Peraltro il cambio di passo verso la sostenibilità è una grande possibilità per reinvestire in innovazione anche da parte del settore produttivo e del settore imprenditoriale. Quindi cogliere per tempo e quindi anticipare finché si può e per il possibile i tempi renderà più facile non solo il passaggio ma renderà più facile il ritorno degli investimenti. Tra i relatori Paolo Arrigoni, presidente GSE. Il compito principale del GSE è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile nel Paese. Come lo facciamo? Sostanzialmente, principalmente attraverso la gestione dei meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonte rinnovabili, per gli interventi di efficientamento energetico e per la mobilità sostenibile. Siamo qui a Visionaria in questo panel che si intitola Transizione energetica a che punto è, per spiegare qual è appunto il ruolo del GSE, che sostanzialmente si esplica nel monitoraggio dell'andamento della transizione nel nostro paese. A noi compete il compito istituzionale appunto di verificare per esempio la percentuale produzione da fonti rinnovabili sul totale dell'energia complessiva negli usi finali. Siamo al 19%, abbiamo l'obiettivo nuovo di arrivare al 2030 con il 40,5%, quindi abbiamo un percorso molto impegnativo che deve coinvolgere tutti, imprese, pubbliche amministrazioni centrali e locali, fino alla singola famiglia. Gestiamo poi operativamente, come dicevo prima, tanti meccanismi di incentivazione con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Qual è il ruolo della Regione Abruzzo e cosa essa può fare? Il Presidente Marco Marsiglio. Beh, ci sono in campo tanti progetti, ormai il tema della transizione ecologica, dell'innovazione nel campo dell'energia è quasi pervasivo nei programmi sia dei finanziamenti europei che nazionali. È un obiettivo di fondo, quasi tutta l'azione dell'amministrazione è rivolta a questo. L'approvazione della legge urbanistica regionale sancisce questa strada, zero consumo di suolo, riconversione, rigenerazione, compatibilità ambientale, sono i paradigmi intorno al quale si costruisce la nuova legge urbanistica e il governo del territorio finalmente da oggi in poi, dopo 40 anni dalla ultima legge. Tra i vari progetti che la Regione sta promuovendo, produrremo idrogeno pulito ricavandolo dalla produzione di scarto della fabbrica di Bussi, dalla fabbrica chimica di Bussi. Questo idrogeno andrà ad alimentare gli autobus che collegheranno nella Marsica alla zona degli altipiani delle Rocche. Insomma, il Palabecce è diventato un vero e proprio laboratorio creativo e del futuro, anche con i giovani che presentano i propri progetti. Simone Furlano, Artigitale. Innanzitutto ti chiedo di cosa vi occupate. Ok, allora Artigitale è un'associazione di promozione sociale che si occupa di nuove tecnologie e di innovazione, quindi portiamo temi come la stampa 3D, la realtà virtuale, taglio, incisione laser e altre tematiche innovative. E abbiamo portato diversi stand che vi facciamo vedere. Sì, allora abbiamo portato alcune applicazioni per esempio nell'orificeria, anche nell'ambito medicale, nell'ambito calzaturiero e poi altre applicazioni diverse sempre sulla stampa 3D. Qui Simone cosa vediamo? Allora, la stampa 3D può essere utilizzata anche per progettare e realizzare oggetti di grandi dimensioni, come per esempio arredamenti che possono essere vasi, lampadari, tavolini, sedie. E viene realizzata attraverso un pellet che adesso vi faccio vedere. E questo materiale che può essere sia PLA, ABS ma anche materiale riciclato e viene riscaldato e viene depositato strato dopo strato per formare l'oggetto.
e l'altra applicazione può essere utilizzata anche per realizzare case o edifici. A proposito di giovani, ha assegnato il premio Visionaria, il premio dei premi che viene conferito ai vincitori delle sfide del territorio incentrate sull'innovazione, conferito anche il premio Start Cup. Ad aggiudicarsi i riconoscimenti in denaro e in servizi messi in palio dalla Camera di Commercio Chieti Pescara sono stati miglior startup innovativa per il premio Start Cup Mario Shopping Cart. Il premio come miglior idea di impresa è andato invece all'azienda Orbita. La giuria, composta da imprenditori e docenti universitari, ha poi premiato l'azienda Relitta all'impresa Visionaria. Simone e Valerio, il team di Mario, vi siete aggiudicati la migliore start-up. Con cosa? Con un carrello servoassistito con cui permettiamo, facilitiamo il movimento di carichi pesanti, il trasporto di carichi pesanti tramite dei motori e dei sensori posti sul manubrio, facilitando così lo spostamento di esso. Beh, un'idea utile e soprattutto, insomma, che aiuta. Sì, diciamo che la nostra ideologia principale era quella di aiutare tutti possibilmente, però ovviamente ci siamo indirizzati magari più agli anziani o persone che hanno qualche disabilità motoria o qualsiasi altro problema che possa dargli problemi. Abbiamo infatti avuto un'idea principale che era quella di non cambiare l'utilizzo del carrello, poter prendere il carrello e utilizzarlo come lo utilizziamo normalmente. Abbiamo infatti anche pensato alla distribuzione. La distribuzione a livello di logica per noi è vera in due modi. Ovviamente la persona troverà il carrello sempre all'interno di un supermercato o qualsiasi altro negozio, ma il supermercato stesso potrà decidere come comprare questo carrello, se comprare già con il motore eccetera o comprare un kit da poter installare nel suo carrello. Percorso di accompagnamento sprint aspiranti imprenditori premio Visionaria. Beh, una bella soddisfazione. Assolutamente sì, ci puntavamo e fortunatamente siamo stati premiati. La vostra impresa in cosa consiste? Stiamo progettando un sistema per il riciclo automatico dei RAE, che sono i rifiuti a dispositivo elettronico. Il vantaggio di questo sistema è che si migliora in maniera significativa il processo, che adesso è manuale e molto inefficiente. Beh, insomma, start-up e innovazione vanno d'accordo e voi ne siete la prova vivente. Ma l'innovazione in realtà è un po' il sale delle start-up, perché questi progetti servono proprio a portare un'innovazione sul mercato, che poi è un miglioramento economico e si spera anche etico, che possa avere delle ricadute sulla società, posti di lavoro, ricchezza per tutto il territorio. Hai vinto il premio Visionaria, Andrea Farina, per cosa? Allora, penso che la nostra startup sia stata premiata perché è vicina ai temi sensibili di sostenibilità, quindi noi abbiamo prodotto una bioplastica dagli scarti di lavorazione del pesce completamente idrosolubile, che quindi è lontana, diciamo, dalle idee di inquinamento delle plastiche tradizionali, e inoltre deriva dalla ricerca scientifica, quindi è un match, diciamo, di due temi molto, molto sensibili e di innovazione soprattutto. Quindi, diciamo, unendo queste due cose, penso che sia stato il motivo della nostra vittoria. Visionaria è un mosaico di iniziative. Esatto. Perché lo chiamiamo Visionaria? Perché abbiamo dato spazio a tutti e noi molto di più, lo spazio maggiore è stato riservato ai giovani, perché se analizziamo, quelli della mia età ormai fanno parte quasi del passato, bisogna scommettere sui giovani ed è quello che facciamo. Per cui questi ragazzi che ci provano hanno tutta la mia stima e io spero che molte di queste start-up abbiano anche vita lunga e sviluppare il futuro che hanno in mente nel migliore dei modi.